Oh, finalmente si torna a parlare di Venom su questo canale, quindi sigla! Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul Mondo Virtuale Official Channel, sono Maga, oggi nuovo Maga consiglio sui fumetti, ma prima di iniziare, come sempre, condividete il video, lasciate un bel like, commentate e seguiteci su tutti i social. Trovate tutto sotto nella descrizione del filmato, mi raccomando che è importantissimo. Oggi abbiamo il nuovissimo Amazing Spider-Man Venom Inc. di Slott, Costa, Stigman e Sandoval. Hanno fatto un lavorone. Ragazzi, se amate Venom, dovete assolutamente prendere questo volume. Dentro trovate Peter Parker, che ha indossato il simbionte di Venom. Eddie Brock, il più famoso Venom della storia. Flash Thompson, che anche lui ha indossato il simbionte di Venom, diventando l'agente Venom. Quindi, già da lì, ragazzi miei, qua parliamo di una figata. I disegni poi a me mi sono piaciuti in maniera disumana. Allora, hanno realizzato veramente bene i simbionti. Qualsiasi pagina dove ci sono i simbionti, qualsiasi disegnatore e anche comunque colorista che ha lavorato in questo volume, ha fatto un lavorone. Mi è troppo piaciuto il modo grottesco, il modo brutale, ma allo stesso tempo amichevole e simpatico che hanno utilizzato per realizzare il simbionte. Questi autori comunque si sono dati molto da fare per anche differenziare bene i vari simbionti all'interno di questo volume, perché ovviamente troviamo Venom, troviamo, e si vede anche dietro, non è uno spoiler, troviamo anche l'anti-Venom e troviamo anche Lee Price, che per i più assidui lettori di Venom sanno che anche lui ha indossato il costume di Venom, che è diventato praticamente maniaco, è riuscito all'inizio del fumetto a rubare il costume a Mania, o comunque rubare il simbionte a Mania, e lui è proprio la causa scatenante di tutto questo Venom Inc. di questo volume, perché lui cerca di prendere i più grandi criminali di New York e simbiontizzarli. Dopo non è che siano proprio tutti i più grandi criminali di New York, però comunque per chi legge il Ragnetto da un bel po' di tempo avrà qualche easter egg, qualche comunque personaggio familiare, e lo ritroverà magari anche in maniera molto particolare, appunto con il simbionte addosso. C'è anche la Gatta Nera, che anche lei che è diventata un po' la boss del crimine di New York. Insomma, riescono a evolvere un po' la storia del personaggio di Venom, arricchirla con altri personaggi, anche altre vicende svolte all'interno appunto di questo volume, e mi è proprio piaciuto. Mi piace il dialogo che utilizza Peter Parker con Eddie Brock, dove lo capisce ma non lo capisce, e lo tratta come sempre un cattivo, anche se in realtà poi lo aiuta. Insomma, per gli amanti del personaggio, leggere questo volume secondo me è essenziale. Per tutti gli altri invece, che non hanno magari mai letto niente sul personaggio, si troveranno magari all'inizio un po' anche spaesati con tutti questi simbionti, però se lo leggete, è anche spiegato all'inizio, comunque non è che vi lasciano proprio allo sbando, cioè c'è sempre una bellissima introduzione in quasi tutti i volumi della Panini Comics, qua la scrive Carlo Del Grande, e comunque vi fa un po' di chiarezza sul mondo del simbionte. Bello, mi è piaciuto tutto. Sarò di parte, non lo so, voglio sapere la vostra, perché io quando leggo Venom e quando mi torna Eddie Brock mi gaso, cioè Eddie Brock è Venom per me, nessun altro personaggio è mai riuscito a andare in simbiosi con questo alieno tanto quanto Eddie Brock, e ritrovarmelo qua dentro, ritrovare Peter Parker per me è una gioia per gli occhi, per il cuore e anche per il mio spirito nerd. Hanno dato nuova linfa al mondo di Spider-Man e al mondo dei simbionti, e io sono felicissimo di consigliarvelo. Se lo leggete, fatemi sapere la vostra tramite un commento, che sono curiosissimo di parlare e di dialogare su questo volume, perché mi è proprio piaciuto. Se volete acquistarlo, come sempre trovate i link sotto nella descrizione del filmato, e così facendo supporterete anche noi e il nostro canale. Ma basta, se volete seguire un canale nerd
dei supereroi a 360 gradi, dovete iscrivervi, seguirci su tutti i social perché è importante e farci conoscere. Dateci una mano a crescere, ragazzi. Se volete tanti video di supereroi, se volete tanti video sui fumetti, dovete darci una mano a crescere. È l'unico modo per avere sempre nuovi video. E vi ricordo che noi ne facciamo minimo 3 a settimana. Minimo perché sono iniziate le Nerd News che escono a parte come video extra della settimana e certe volte vi viziamo anche con 5-6 video a settimana. Quindi sotto con le iscrizioni, hashtag io sono virtuale, da Maga per oggi è tutto, vi saluta anche Dalm e leggete i fumetti. Ciao ragazzi!